storia ovviamente ci piace e il cinema consente di rappresentarla in modo vivo. Noi chiamiamo volto il modo in cui si presenta l'altro, scriveva Levinas in Totalità e Infinito. E questo volto ha assunto nel corso della storia una molteplicità di fisionomie che altro non sono se non lo specchio dei loro tempi. Abbiamo dovuto fare molta attenzione a selezionare le fonti in rete. Molto meglio un film che un libro di storia. Specchi che riflettono quasi sempre paura, sospetto, ripugnanza, ostilità, fino anche orrore. Più raramente accettazione e accoglienza. Lavorare in gruppo per guardare la storia da diversi punti di vista. Il cinema è il modo più bello di pensare la storia. Ci siamo divertiti a guardare il film e andare oltre la vicenda, facendo più attenzione al contesto storico. Per sua natura, l'altro è tale sempre e soltanto in relazione a chi lo guarda, a chi ne fonda ideologicamente la natura aliena. Dunque, perché ci sia un altro che venga colto e riconosciuto come tale, questi deve necessariamente mostrarsi, farsi evidente e disvelarsi. È stato un approccio molto diverso allo studio della storia. Quale mezzo migliore del cinema, allora, per mettere in luce i tanti, infiniti volti con i quali l'enigma dell'alterità prende corpo e voce? La realtà ispira il cinema, ma a volte è il cinema che ispira la realtà. Francamente me ne infischio. Dopotutto, domani è un altro giorno.